Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Shark, questo è For The Horde, l'angolo dedicato a Dawn of War. Bene, oggi capitolo 5, l'arrampicatore sociale, si gioca con gli orchi. Bisogna ovviamente sottomettere tutti gli altri elite delle varie fazioni orche che bisogna sconfiggere. Una volta fatto si arriva a capo di tutta l'armata orca, infatti si sta utilizzando il capoguerra come elite, e si arriverà poi a scoprire, questo però non vi metto mai i filmati finali per non rovinarvi del tutto la campagna, se la si vuole giocare, si arriverà poi al piano segreto del capoguerra, che non vi svelo ovviamente. Ovviamente il video è ipervelocizzato perché sennò durerebbe più di 40 minuti e mi pare esagerato, non credo voi lo vogliate vedere. Non è molto difficile anche questo, bisogna solo ed esclusivamente catturare degli avamposti e proteggersi poi da delle ondate finali, da delle ondate che continuano ad arrivare tramite i vari capi guerra. Ondate che si schiantano tra l'altro sulle torri WAG, quindi non ci sono troppi problemi sinceramente per questo capitolo. Questo capitolo non è molto difficile, si può sinceramente variare con cacciacarri, lanciarazzi, nob, ragazzi, pistoleri, un po' di tutti di più. Ricordatevi sempre di utilizzare, e ve lo dirà anche nel gioco, i rottami che ci sono per terra per costruire lattine azzazzine o... le lattine azzazzine o comunque carri varie eventuali. Per il resto, beh, lo vedrete nel video, è tutto un wag e correre a destra manca contro svariati orchi.
used to walk these roads with you. Can't remember the last time I went without you. Bene, il capitolo si è concluso con l'ascesa al potere del capoguerra, del vostro capoguerra. Spero vi abbia aiutato in qualche modo, se dovete fare la campagna, a capire come si svolgerà la battaglia e quindi magari a metterci anche meno di me. Ci vediamo al capitolo 6, che è con gli Eldar. Ciao a tutti!